trasferta insidiosa per la capolista San Vito sul campo della Libertas Gonars. Gli ospiti provano subito a partire con il piede giusto, gran jumper del solito Cristofoli, due punti per il numero 99, due anche per Bianchini, ottimo primo quarto per il numero 18 ex Latisana, qui servito benissimo nel pitturato. Vola San Vito, prova però Gonars a rimanere attaccato al match con i canestri di Malisan, due in fila in questo frangente di partita. Al termine del primo quarto però San Vito in vantaggio di 6 lunghezze sul 17-23. San Vito che fa letteralmente il vuoto nel secondo parziale, 2 per De Paola, tripla per Jimmy Moretuzzo, vola davvero la squadra di coach Roberto Ciman, altro canestro per De Paola, arriverà anche la tripla di Montero Sosa. San Vito che sfiora le 30 lunghezze di vantaggio all'intervallo, le sfiora perché Menon proprio sulla sirena sigla il canestro del meno 28, 27-55 il punteggio. Gonars che prova allora ad affidarsi al talento di Spanghero, che qua arriva fino in fondo, ma davvero non ce n'è. San Vito gioca sulle ali dell'entusiasmo, 2 per Falomo, altri 3 per De Paola, solo rete per il numero 0, ancora Spanghero a reggere quasi in solitaria l'attacco di Gonars, ma San Vito chiude sul più 31 il terzo quarto grazie a questa tripla di Montero Sosa, davvero squadra di Ciman in totale controllo della partita. Nell'ultimo periodo è ancora Spanghero a trovare un altro canestro, questa volta dalla lunghissima distanza, ma guardate, davvero non ce n'è. Moretuzzo con la tripla, poi con questo bel taglio dai e vai con De Paola, questa volta in versione assist man. De Paola che poi riceve da Montero Sosa, appoggia con la mano sinistra, timbra l'incontro, e questo canestro nel finale di Milanese non serve ad addolcire una pillola amarissima. Punteggio altissimo, 96-61 per San Vito, 16 per De Paola, 21 per Spanghero.